Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. Sono arrivata anch'io, quindi ci sono anch'io, dopo una settimana che avete visto solo lei. E stiamo andando da Ikea. Sono le 5:10. Che bel cielo! E voi vi state chiedendo, sei appena uscito da lavoro? Perché sì, sono appena uscito da lavoro. Pre-venerdì! È venerdì, quindi bene. Stiamo andando da Ikea perché abbiamo uno sconto di 25 euro su una spesa di 200 euro, ma abbiamo anche altri 20 euro da spendere in buoni, visto che con l'Ikea Family, che vi consiglio di fare, avete quindi questi sconti, accumulate dei punti. E quindi, visto che dovevamo già andare a comprare degli specchi, ne approfittiamo e ci andiamo adesso, perché scade oggi, che è il 30 ottobre. Cioè, in teoria dobbiamo... Cioè, io pure non ho guardato alla fine gli specchi, come sono, come non sono, non ci ho guardato. Vabbè, anche perché alla fine è meglio guardarli fisicamente. Cioè, oddio, Natale, oddio, uno so già quale voglio, che è quello nero, da mettere... Non so se in sala o non lo so, non ho ancora capito. Qui bisogna vedere quello in bagno, così basta. E poi quello da mettere nella camera da letto. Quindi sì, bisogna vedere tre specchi. Tre specchi. Sì. Bisogna vedere quelli lì. E poi, cioè, in teoria sono queste le cose da prendere. Poi il resto è tutto quanto a dopo. Sì. Ah, devo adesso però spero di ricordarmi. Devo prendere una cosa che mi ha chiesto mio papà. Che è un portarotolo di carta, quelli che si fissano. Me lo ricorderò, lo spero. Ha detto il più scrauso che c'è, quello che costa poco. Quindi me lo segno da qualche parte perché so che me lo scordo. Curioso, della roba di Natale già gli aveva dato un'occhiata. Però penso che sì, non mi ha fatto prendere il Babbo Natale. Alcuni reparti erano chiusi. Ah, e poi, come ho detto nel video dei dolcetti, adesso dobbiamo andare domenica quasi sicuramente da Primark. Però mi è venuto il dubbio, sarà aperto? Per il fatto di quelle ultime... Non lo so. Dell'ultimo decreto così, non lo so. Mi è venuto sto dubbio oggi, infatti. Quindi adesso ci provo a guardare, perché è un centro commerciale che c'è qui è aperto. Però non lo so. Però dipende se lì è aperto solo il supermercato o anche la galleria. Non lo so, o mando un messaggio a Primark su Facebook. Beh, che ti risponde. Infatti, boh, adesso vediamo. Perché se nel caso fosse chiuso, bisogna cambiare un po' i piani del weekend. Perché dobbiamo prendere, oltre alle cose dell'arredamento della casa, altre cose carine che... Per un nuovo amico, diciamo. Sì. Che ancora non sappiamo chi sia. Che ancora non sappiamo niente, l'emozione è tanta. Però perché... già gli compriamo tutto il set. Sì, perché comunque è sicura sta cosa. E vi dico solo che sarà il prossimo no, tra due weekend. Sì, dopo che arriva la quello cucina. Quello dopo della cucina, comunque. E quindi non lo so, vabbè. Lui spera di trovare un qualcosa che riguarda Toy Story, perché è il suo secondo grande amore. O qualcosa di un lama adesso. O qualcosa che riguarda dipende gli altri. Dipende che. Perché lì l'abbiamo visto, ma l'anno scorso. Ci vediamo quando arriviamo a Ikea. Eccoci. Abbiamo fatto un giro del perdono per arrivare, ma vabbè. Perché abbiamo fatto l'uscita distante. Comunque gli hanno messo i tendoni per quando si fa la fila fuori. Ed è comunque la prima volta che veniamo col buio. E io ho tanta fame. Oddio. Merry Christmas. Sì. Questo è per me. Per nonna Lucia. Ma che nonna? Eh sì, lì ci sono già tre cosine. Allora, siamo dai letti. Ma vi dico solo questo. Guardate cosa spunta, basta, fine. Faremo un video a parte su tutto quello che compriamo. Comunque non c'è nessuno. Sta benissimo. Allora, ne ho trovate altre, dai, pigliale. Ah, esatto, se fate le nuove fresca, comunque sono queste tre. C'è praticamente la pianta carnivora, che ho visto ora. Poi altre due che non so, queste tipo della giungla. Comunque questo è tutto comunque, il carrello. Sì, vedrete. Qua è lo spazio del Natale. Dentro prendiamo le palline. Hai visto? Carino. Carino. 7,50 euro. 7,50 euro. Vedi, anche lui l'ha messo qua dentro, vedi? Con le lucine.
Hai visto, amore, anche queste qua, 3,50 euro. Che belle. Oh. Guarda che bello, amore. Sì. Io voglio quelle palline. Sì, ma due babbo natalini, 7 euro. No. Ma già tutti sul prezzo. Ho cercato. Vabbè. Anche qua. Scrisce qui la tua carta, femmine o business? Ho visto che il mio pupo ha fame. Allora, patatine, tartiche fritte, pizzetta. Se no, se facciamo 2 euro forse c'è probabilità. Sì, io ho sete. Ma prendila. C'è questa. Sconto family 3 euro. Quindi 2 euro più 1, ok? Mm-hmm. Perché non mi fido dello dog. Secondo me c'è la senape e non mi piace. Questo. E si va a mangiare. Usciti. Oh, devo dire che è la parte più bella venirci la sera. Sì, è molto comunque bello. Lì c'è lo gnomo, signor gnomo 1 e lo gnomo piccolino lì di fianco. Abbiamo preso della roba, la maggior parte è Natale. È tutto Natale. Comunque abbiamo risparmiato alla fine, perché a quanto pare non erano accumulabili, 35 euro, che fa comunque comodo. E oltretutto, perla delle perle, abbiamo preso anche il calendario dell'avvento di Kia, che vedrete da dicembre, che lo apriremo. Che buone! Appena fritta? Adesso dobbiamo andare al magazzino. Quanto chiude il magazzino? Chiuderà come qua. Vabbè, dobbiamo andare a prendere lo specchio perché ce n'erano due. Abbiamo avuto fortuna che uno è nostro. E poi dovremo tornare per gli altri specchi. Aspetta, guardate. Qua c'è la parte migliore. Cioè, Ikea, cioè, è bellissima. Vai, morbida. La mordo così? Fammi sentire. Sembra di pizzeria. Buonissima. Metti le patate sopra. No, qui. È buona. €3. Cioè, c'è gente che arriva a quest'ora. Sono le? 7 forse. Non lo so. Comunque, questa più le patatine più la bibita alla spina, 3 euro. Che la coca. Con la carta che ha family. Vabbè, noi smangiucchiamo, poi andiamo a prendere lo specchio e poi andiamo a casa a fare la cena, perché... Ciao, signor Gnomo. Oh, mamma mia. Oh! Ma perché? Che c'è l'assalto? Auguri, sai quando andiamo via? Che pizza! Pensavamo ci mettesse tanto e c'è qui. Oddio, bellissimo, è bianco. C'è pensavi, eh? Perché mentre noi mangiava la pizza c'era gente che lavorava per noi. Vediamo come lo carichi. Ma non mi ricordavo che era così grosso, cioè guarda qua. Che bestia. Bene. Ma ci lotto un po'. Dai, forse. Qui. Ognuno non si vedrà più però. Niente, ma si vede solo. Oh, abbiamo già fatto tutto noi. Meno male. Bene, andiamo a casa a mangiare le tigelle. Sì, esatto. Allora, vediamo la sua reazione al mio dolcetto. Dopo ci siamo struccati dal video e l'ho montato. Arriva dopo il gusto buono. È diciamo un budino sotto, con sopra gli Oreo, ma arriva dopo il gusto buono. Invece un pezzo. No, no, è buono, buono. No. Ha provato. Hai assaggiato il biscottino? È morto. Beh, dai. Ma mi piace. Sono state approvate da tutti. Benissimo. Buondì, amici. Oggi è il 31 ottobre ed è sabato. Allora, lei ha tirato fuori la macchina perché dobbiamo fare lo scarico dalla mia di tutta la roba che è e metterla nella sua. Nel mentre dobbiamo portare questa TV che ci hanno dato i suoi, che è una 40 pollici, direi, quindi è enorme.
E mentre sto caricando il video di Halloween che abbiamo fatto in fretta e furia, cioè l'abbiamo fatto stamattina, e mentre c'è anche lei, siamo tutti, e dobbiamo fare altro, indocciati, ci siamo indocciati, ma... io sembro truccato perché ci siamo truccati, ma sono ancora truccato. Sotto. Ma non ce l'ho. Sì, amore. Oh, e io invece sono tutta rossa perché ho fatto lo scrub e va bene. Bello comunque con... Sì, c'è una roba lavata. Adesso. E adesso vi ho detto quello che dobbiamo fare, poi andiamo a casetta che dobbiamo fare il lavoro dell'armadio, di mettere i LED. Perché non ne possiamo più, è lì da una vita, da quando l'abbiamo montato. Ma non lo montato. So, perché dobbiamo fare tutta, dobbiamo portare tutte le cose di Kia su. Sì, sarà più un casino quello lì. E poi dobbiamo anche fare il lavoro di Alexa con LED, ma penso che lo faremo in settimana, perché è lunga come cosa. Allora, non so se si vede tanto, però lo specchio l'abbiamo messo e tutte le mensole sono là in fondo, forse, esatto, vedete alla fine lì. Due buste di Kia. E ora carichiamo questa, che probabilmente la mettiamo qui, che c'è spazio. Ok, allora... Non chiedeteci come, non sappiamo, ma... come... A Tetrix... C'è tutto, la lanterna fragile lì sotto, lì si è chiuso per miracolo. Lì abbiamo l'oracolo, è la statuetta che va tenuta intera. Adesso dobbiamo far entrare il computer che lo terrò io. E la mia macchina invece la dobbiamo riportare qua davanti e lei la deve mettere fuori. Veramente, è il giochino delle macchine, come parcheggiarle. Siamo appena entrati, beh, oltre ad aver salutato Sally ed è caduto, abbiamo portato su tutto, ci sentite col fiatone perché è stata dura, tutto quella, la TV, lo specchio che è là, l'altra sporta con le mensole, dopo una settimana siamo qui e oltretutto abbiamo i nostri dolcetti di Halloween e dopo probabilmente accenderemo anche questa, perché accendiamo questa e forse pure questa. Facciamo un video a parte. Vi facciamo un video a parte che probabilmente registriamo adesso. Ok, ci sto. Ok. Allora, amici, vi abbiamo appena finito di fare il video dell'hall, diciamo, di Ikea. E ora, come ho detto nel video, andiamo a mettere questa pianta che vi volevo far vedere che andava. Esatto. Lei. Questa pianta va precisamente qui. L'abbiamo comprata apposta. Allora. Ce la faremo stare. No, pensavo che era venuto giù tutto. Dai, intanto deve cadere, quindi cioè, non c'è l'intento tanto. Era quello di coprire questo. No, non è. Ah, no? Allora ho sbagliato. Sembra che arrivasse fin là. Ecco, così almeno copro un po'. Copro un po', era giusto per denunciare. Perché comunque dicono che avere del verde in casa porta buon umore. E non volevamo mettere piante vere perché insetti, la terra che cade, la devi innaffiare. No. Così. Cioè, fuori il balcone sì, in casa perlomeno sì. Sì, fuori sul balcone ci sbizzarre. Cioè, ci sta bene. Cioè, qui c'è stato un problema di stampa perché... Guardate qua. È uscita un po' strana. Però bello. Ci sta benissimo. Bello. No, bellissimo. Adesso bello. Però mi riprendi tu che voglio fare la... No, sai tu cosa dovresti fare? Dovresti accendere la candela di Halloween. Perché siamo ad Halloween. Ah, perché così? L'accendino non ce l'abbiamo. Allora quindi non sappiamo come accenderla. Non abbiamo neanche l'accendino, visto che non fumiamo. Tanto meglio. Però, sì, niente. Cioè, abbiamo preso un sacco di candele, ma non abbiamo l'accendino. Non è vero, non ce l'abbiamo. Per farci prestare. E sarebbe stato bello, perché l'abbiamo preso. Ah, un comunque però. Qua... Abbiamo anche la TV. La Mega TV che andrà in sala, perché quella che abbiamo in sala adesso andrà in cucina. Però dobbiamo comprare il braccio. Sì, perché che probabilmente compreremo. Suo papà non è piccolo. Compreremo in questa settimana, tanto sono a casa, tanto meglio. E ora ci mettiamo a fare qualche adesso lavoretto. Voglio fare questo. Nel mentre si sta scaricando la fotocamera, quindi se vedete che c'è un distacco è per quello. Allora, c'è stato il cambio perché appunto la macchinetta si è scaricata e l'ho già pulita, l'ho già tutta tolta dalla polvere e ci voglio mettere questa candelina rosa qua dentro, nella speranza ci sia. Oddio, che cosa super tenera. E dovremmo trovare, vabbè, per questa qua la teniamo per la candela di Natale. Va bene. E questa non ho idea di dove sia, anche se in realtà qua mi piace molto. Non lo so, momentaneamente
La terremo qui, così. Così. Perché finché non ci mettiamo lo specchio, non so. Non ho proprio idea, però questa mi piacerebbe qua. Però dopo va a coprire la piantina. Quindi niente, questa la vado a mettere nella borsa del Natale. Cioè, abbiamo veramente... Il villaggio di Babbo Natale a noi ci può fare... Invidia, ci fa invidia. Ci invidia. Però che palle, che scocciatura che non ho, che non abbiamo un accendino per accendere. Sì, quello mi dispiace. Non ci abbiamo neanche pensato, vero Sally? Vabbè. Ma non si può fare in nessun altro modo? Ti metti lì con due legnetti e fai in fuoco. Poi andare a questa settimana facciamo anche il letto e cominciamo a farlo. Finiamo di fare lui. E poi si dà una bella bella pulita come si deve e basta. Ah, vedete che mi ha già bocciato l'idea. Anche questo si deve vedere perché è il sensore. Sì, ma bisogna vedere poi quello specchio. Bello, cioè, bello bello bello. Comunque essendo che ha lui Santa Lò, vai all'Eurospin a comprarla. Andiamo all'Eurospin a comprarla. Ah, quasi quasi, cioè io voglio accenderla. Punto. Allora, alla fine abbiamo deciso di andare all'Eurospin a comprare l'accendino e ricominciamo. Ovvero si entra uno alla volta, quindi dovete entrare solamente lui, dovete aspettare fuori. Sì, è il nuovo inizio, diciamo. Comunque, amico. Vabbè, dai. Io farei quella rossa, amore, anche mando, però tipo. Però più aspetta che giro, che poi spegneremo quando andremo via, ma tanto per fare un po' di non mi voglio bruciare, non ma ah dai che ho preso, per fortuna. Sì, adesso aspetta che arriva giù, guardate che carina. Aspetta, mettiamogli, anzi aspettiamo che vada giù. Mettiamogli che bello. Mettiamogli il cappuccino. Il calore, che bello. Accendiamo anche lui? O no? No, accendere solo lei, Halloween lei. Natale sarà tutto adesso. Così proprio, li proponi. Vieni. Basta. E basta. Basta, vuol dire basta. Eccola. Puoi aprire anche questi? Sì. Assaggiamoli. Oh, carini. Sono gli Smarties. Vediamo. Sono gli Smarties fin qua. Buono, a te piace. Senti dopo un po'. Buoni. Sono quelli che abbiamo preso da Lidl per la settimana Halloween. Quindi, mentre la candela continua ad scendere per arrivare lì, noi ci troveremo altro da fare. Prima di farvi vedere la Giorgio del bagno, vuole aprire questa coperta. Se so come si apre. No. Oddio! È morbida! Com'è? Bella? Ed è. Siamo qui tutti belli, calmi, tranquilli, apriamo anche Alexa. Allora,
Eccola qui. Il colore è questo qui, quindi grigio chiaro col bianco. Spellicoliamola. Comunque c'è qualcuno che si sta lamentando, ma non sto capendo chi è. O, cioè, in realtà è della musica, credo, ma... Strana. Allora, Alex è qui. Vediamo un po' cosa c'è. Ma non ti serve il telefono, le cose? Sì, ecco dot. Qualche spiegazione strana. E qui c'è il tuo caricatore, quindi tutto molto, 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 molto semplice. Spellicoliamo anche lui. Okay. Metto di qua che si vede meglio. Allora qui sotto, qua. Senti la plastichina. Momento. Oh, qua. Plastichina anche qua. Ed è tutto molto semplice. La colleghiamo alla luce, dopo si scarica un'app. E si comincia. Tutto molto lì. Esatto, a parlare, a dirgli le cose. Perché ce n'è due? Per ora proviamola. Allora attacchiamola lì, là. Ci dovrebbe parlare tra un po', eh. Ah, ma... Tanto, ma... Tanto prendo il cellulare, con l'altro. Comunque non... Non vedo l'ora di montare... Di montare le varie mensoline perché devo dare un senso. Allora, scusate se vi faccio... Your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Lade dazu die Alexa app unter und folge den Anweisungen. Bonjour, votre appareil est prêt pour la configuration. Téléchargez l'application Alexa e suivez les instructions. Ciao, il dispositivo è pronto per la configurazione. Benissimo. Scarica l'app Alexa e segui le istruzioni. Hola. Hola. Il dispositivo sta listo per che lo configures. Descarga la app Alexa e segue le istruzioni. Okay, adesso dovremo configurare la nostra parlata, cosa gli vogliamo far fare. Comunque ora sta girando di giallo. Perché? Perché ci sta dicendo, la volete scaricare o no quest'app? Manca poco a montare quelle lì, non vedo l'ora. Ne abbiamo da montare adesso con tutta la roba nuova che abbiamo preso. Sì, c'è praticamente questa settimana finiamo di fare l'armadio, cioè bisogna che lo finiamo. Io direi di lunedì di togliercelo. Farei LED con l'impianto. Lunedì, esatto. Ecco, e là. Dopodiché facciamo le mensoline su quella parete lì e l'appendiabito e la scritta home e basta. Allora, e poi dobbiamo prendere delle pile. E basta. Ah, bene, mi serve la password di Amazon. E mentre che aspettiamo che gli risponda un attimo suo fratello per continuare perché a fare... Abbiamo un account Prime della famiglia. Esatto. Quindi invece che farne uno per uno, usiamo tutti lo stesso. Nel mentre mettiamo su quella che va effettivamente qui, così vediamo come ci sta. Dovrebbe averci anche i piedini. Quindi, per tornare al discorso, mi serve comunque email e password, quindi per ora per quello la teniamo da parte. Quindi per aspettare mettiamo quella lì. Dovrebbe avere i piedini nel mentre aspettiamo che prendiamo il braccio. Così vediamo un po' come ci sta tutto quanto. Ah, perfetto. E questo qua dopo lo mettiamo lì dentro, che quando arriva la cucina mettiamo su pure quello lì. Ah, c'è quello centrale. Vediamo. E poi alla fine ce la fai, amore. Ok. Sì, comunque sono per forza le TV quelle che vanno attaccate alla parete. Ed è grigia, strano. Oh, neanche a farlo, però no, neanche a farlo apposta, questo non l'abbiamo deciso noi, eh. Diciamo che è il colore migliore, dai, per tutto il grigio. Sì. Questa è 40 pollici, non lo so. Li metti? Dai, per ora. Comunque, senti qua. Aria? No, la musica, le canzoni e tutto. Bene. Allora, che devi fare? I botti pure, oddio. Si vede che è Halloween, eh? Stanno scoppiando anche i botti. Ma secondo me qualcosa si apre. Qui dentro, sicuro. Aprilo! Poi ci devi dar giù con forza. Ah, vedi. Oh, sì, ma questo va fissato.
Vabbè, momentaneamente. Ah, bene. Con delle viti? Vabbè, ma se poi dopo dobbiamo fissarla al muro? Allora, ma vedi che non stanno. Beh, se ci metti quello. Sì. Mollo. E voilà. Sì, fissato tutto sarebbe tutta un'altra cosa. Vabbè. Allora, amici, noi ci siamo un attimo appollaiati qui sopra, ma adesso andiamo via perché dobbiamo andare a prendere pizze per stasera. Allora, Alexa serve Amazon, serve Amazon. Per Alexa serve il wifi, quindi per ora siamo fermi, cioè siamo riusciti a entrare sull'account e tutto, ma serve il wifi. La TV l'abbiamo messa, ma anche lì prende i canali non real time, cioè quello lì è quello che non prende, però tutto il resto li prende bene. Quindi ci Quindi ci vuole dovremmo mettere qualcosa, digitale, tu sì, dici. qualcosa del genere, che prende più segnale. E per il resto basta. Le altre cose, quindi LED, perché volevo cominciare i LED, ma voglio fare un video a parte, perlomeno in settimana cominceremo tutto. Cioè, sta facendo il karaoke in casa di qualcuno, cioè. Vabbè, andiamo a prendere pizze, quindi domani andiamo a Primark. Allora amici, il video di oggi finisce qui, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare tantissimi mi piace, condividete il video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Ciao. amici!